è sempre attaccato. Quindi io posso partire quando voglio? Sì, sì. Fai 192 168 punto 1 punto 191. Gastein Halle di Bolzano riprende da qui il campionato di pallamano di Serie A Berretta. Benvenuti all'appuntamento iniziale per la squadra di casa dell'SSV Bozen contro il Cingoli. Bolzano, che ha cambiato molto in questo inizio di stagione, è stata colpita anche loro dalla pandemia e l'altra. Con la maglia nera il Cingoli che gestisce il pallone, prima iniziata la partita. Nella formazione marchigiana rispecchiano gli stranieri Ladakis, al centro Antic. Ancora Ladakis, prova ancora per Antic, prima parata di Hernán Gómez. Eccolo qua, si presenta così ai tifosi di casa il nuovo portiere brasiliano Hernán Gómez, proveniente dal Coversano. Parte subito in attacco il Bolzano. Bolzano che si schiera con Dejan Turkovic, Udovicic, Giulio Venturi, Sonnerer e Greganic alle ali. Al pivot, la prima sorpresa, si trova Dragan Ratko Starcevic, eccolo che esce fuori. Lui ovviamente è un terzino, potrebbe anche giocare da terzino. Ed ecco qua, Draganic, ecco il primo tiro per la sua maglia biancorossa ed è subito una parata del portiere Javier. Ora è il Cingoli che cerca di gestire la manovra. Antic. Ancora per Ladakis, cambio di posizione, riniziano con la stessa azione che ha portato al primo tiro. Ancora Antic, prova ancora lui, cerca un varco, la difesa del Bolzano molto chiusa con Venturi e Ratko Starcevic al centro. Ecco Ladakis ed è il primo rigore. Difesa in aria, segnala la coppia Ambrosetti-Prandi di Brescia che dirigerà l'incontro. Sui 7 metri si presenta il numero 8 Antic. Fischio dell'arbitro, Antic. 1-0, segna subito lui, 1-0 per
Antic. Bolzano è partito decisamente contratto, ma era prevedibile viste i tanti cambiamenti che l'ha coinvolto la squadra. Mario Sporcic, il centrale punto di riferimento dopo tanti anni, ha deciso di farsi da parte e allenare in funzione di allenatore giocatore. Vediamo se ci sarà bisogno anche di lui in campo. Intanto ancora una palla persa del Bolzano, prova a ripartire il cingoli in velocità. Ledakis si alza, trova un compagno ed è il gol 2-0 con la rete di Rotaru. Dunque il cingoli fa vedere subito che non è venuto a fare la vittima sacrificale e sta facendo vedere che la promozione dell'anno scorso è stata ampiamente meritata. Bolzano che prova a costruire una manovra ragionando, Udovičić dà indicazione ai compagni, vediamo lo scarico, prova lui ancora, Dejan Turković, si prova lui ed è il gol. Quando la palla scotta finisce sempre tra le mani di Dejan Turković, è sempre lui l'uomo che deve togliere le castagne dal fuoco. Ancora il cingoli, palla persa, può andare in contropiede il Bolzano con Ratko Starčević e si fa ipnotizzare ancora una volta da Javier Ansaldo. Lakic cerca il pivot, già tre parate per il portiere argentino Javier Ansaldo del cingoli, quindi ottimo inizio per lui. Palazzetto deserto, si sente tutto quanto e si sentono le grida di Sergio Palazzi, nuovo allenatore del cingoli, che è venuto a sostituire Nocelli, storico allenatore del cingoli. Attenzione, intanto ancora una presentazione e ancora un tiro dai 7 metri. Ancora una volta Antic si è procurato il tiro dai 7 metri e sarà lui stesso a andare a sfidare per la seconda volta il portiere brasiliano Hernán Gomes. Fischio dell'arbitro, tiro e subito gol. Non ha neanche tempo di muovere le braccia Hernán Gomes, quindi 3-1 cingoli. Bolzano che dall'alto della sua esperienza sa che queste situazioni, un inizio così ci può stare, hanno cambiato molto, devono ancora trovare i meccanismi che erano consolidati da anni. Vediamo ancora, provano, questa è la classica cosa, Giulio Venturi si alza lui e trova il 7, gran gol di Giulio Venturi, anche lui nuovo innesto del Bolzano. Ma è ancora il cingoli che prova subito a mandare la sua manovra. Quello che possiamo notare è che subito il cingoli, appena il gol subito, va subito a spingere la seconda fase e prova a mettere pressione alla difesa del Bolzano prima che si schieri. Brutta palla persa, hanno cercato una combinazione con Rotaru. Subito dall'altra parte Udovičić prova il tiro e ancora una volta Ansaldo, quarta parata per lui. Antic supera Sonnerer, scarica sull'ala e palla che sorvola la traversa, aveva battuto il portiere ma la palla è rimbalzata sopra la testa col tiro di Garroni. Ancora Udovičić, ancora una volta Ansaldo, quinta parata per lui, prova ancora a spingere con Lardakis, lo straniero greco si fa bloccare il tiro da Hernán Gomes, quindi portieri protagonisti in questo inizio di partita. Sentiamo sempre il grida di Sergio Palazzi, dicevamo prima che è venuto a sostituire Nocelli, storico allenatore del cingoli, quindi uno dei grandi artefici della promozione dello scorso anno. Sergio Palazzi che è nello staff tecnico di Riccardo Trellini della Nazionale, quindi ha la sua prima vera esperienza da capo allenatore in Serie A. Vediamo come se la cava. Intanto c'è stato un fischio degli arbitri e si riprenderà con un 9 metri. Ratko Starčević ancora impegnato come pivot, che dovrà sostituire un altro nuovo acquisto del Bolzano, Marino, infortunato. E ora c'è un tiro dai 7 metri per il Bolzano e ammonizione per il difensore del cingoli. Ovviamente dai 7 metri si presenta Dejan Turković. Dejan Turković, grande specialista dei tiri dai 7 metri.
e c'è la rete. Bolzano che va a impattare sul 3-3. Vediamo che il Cingoli riparte subito in velocità con Antic, palla scaricata per Otaru, para Hernán Gómez, palla che finisce al pivot che reclama un tiro dai 7 metri, l'arbitro non è del suo parere e fischia. No, l'arbitro ha lasciato correre e la palla è finita in rimessa laterale. Rimessa laterale che poi è stata data al Bolzano nonostante la parata di Hernán Gómez. Sinceramente non ho capito la decisione dell'arbitro, ma tant'è. Palla al Bolzano. Bolzano che attacca per portarsi finalmente in vantaggio. Udovic prova a costruire una manovra d'attacco. Non c'è eroe di comunicazione. Vediamo palla Dejan Turković. Abbiamo visto anche in questo caso Bolzano un po' confuso. Turković ha provato a pagare la cauzione per tutti, ma non c'è riuscito. Ancora una volta il Cingoli a spingere in velocità. Ottima impressione del Cingoli fin qui. La neopromossa prova a sorprendere il Bolzano con i suoi attacchi in velocità. Se riusciranno a tenere questo ritmo per tutta la partita, ci sarà da divertirsi. Ora prova a costruire una manovra più ragionata con i terzini. Rotaru ancora per Ladakis. Antic prova ancora uno scavalcamento. Il gioco che viene bloccato dalla difesa del Bolzano. Si riprende con un 9 metri. Ancora Antic, si alza Hernán Gómez, portieri sugli scudi in questo inizio di partita. Ora è il Bolzano che prova a spingere la seconda fase con Udovic che salta il difensore, viene fermato in maniera irregolare ma reclama Dejan Turković perché l'azione era proseguita e la palla era finita all'ala che poteva andare a tirare liberissimo. L'arbitro ha fermato il gioco e fa ripartire con un tiro dai 9 metri. Giulio Venturi, Udovicic, ancora Venturi, cambio di posizione, Dejan Turković prova per Giulio Venturi, si inserisce tra primo e secondo ed è il secondo gol per Giulio Venturi. E ancora una volta il Cingoli che spinge la seconda fase, in questo caso è stato molto molto sfortunato Mangoni col suo tiro che aveva beffato Hernán Gómez e è andato a collare col palo. Oh, brutta palla persa del Bolzano, prova a distendersi il Cingoli, tiro, traversa, incredibile, palo prima, traversa adesso, il Cingoli sta sprecando delle occasioni e il Bolzano, da grande squadra qual è, punisce. Questa potrebbe essere una chiave di lettura molto interessante. Il Cingoli, se vuole avere una chance di giocarsi la partita su un campo del Bolzano, deve sfruttare tutte le occasioni. E perché il Bolzano è una squadra esperta e non ti concede questi regali. Quindi il palo prima, la traversa poi, il Bolzano poi si distende ed è Soner che punisce in contropiede. Antic ancora lui, scivola Rotaru, riesce comunque a sattenere vivo il pallone e viene fischiato uno sfondamento al pivot. Riparte il Bolzano, prova a spingere in velocità, Udovicic ancora lui, schiaccia per Starcevic, palla che viene recuperata dalla difesa. Ora è addirittura Ansaldo che prova a costruire l'azione partendo dalle retrovie. Ottima impressione del Cingoli che quando c'è da spingere spinge con tutte le energie, ma quando c'è da ragionare prova a rallentare il gioco e riprendere fiato. Oggettivamente i primi 10 minuti del Cingoli sono stati veramente a tutta, giusto che adesso si riprenda il fiato. Ancora Rotaru, scarica per Ladakis, si alza il Greco, tiro che sorvola la traversa, prova a lamentare un fallo lo straniero Greco, ma l'arbitro non è di questo avviso. Riparte il Bolzano che non ha fretta in questo momento. Dejan Turković sta ascoltando le indicazioni del suo amico collega
Mario Sporcic, che da quest'anno ha preso le veci di dell'allenatore della squadra. Turković, Giulio Venturi, Udovičić, prova ancora Udovičić e ancora una volta Ansaldo. Ottimo inizio per il portiere del Cingoli. Ancora una volta Cingoli che prova a distendersi in seconda fase. La Dacchis a terra, attenzione, è stato colpito al volto. L'arbitro ora ferma il gioco. C'è stato un colpo al volto per lo straniero greco che ora è a terra. Ora addirittura l'arbitro che lo aiuta a risalire. Lo straniero gli sta facendo vedere il segno in volto dicendo sono stato colpito, se no non perdevo palla. Ancora discussioni tra i due, adesso sembra che possa riprendere. Intanto c'è stato un time out. No, non c'è stato un time out, i giocatori si erano portati alla panchina per abbeverarsi, gran caldo oggi, temperature tardo estive, quindi il palazzetto, temperature molto alte, i giocatori hanno approfittato della pausa per andare a bere qualcosa. Gioco che riprenderà con Dejan Turković per Giulio Venturi. Grande inizio di partita per Giulio Venturi, era dato come uno dei giocatori che doveva ancora trovare la condizione visto che l'anno scorso ha giocato poco o niente. È arrivato a Bolzano per sostituire Gaeta, ma l'inizio fa ben sperare i tifosi di Bolzanini. Due gol per lui. Ecco ancora Giulio Venturi, incrocia per Udovičić, schiacciata in mezzo alle gambe di Ansaldo. Bolzano 6, Cingoli 3. Ancora la Dacchis, prova ancora contro Starcevic, oramai è una guerra tra i due. Sergio Palazzi richiama la Dacchis in panchina, prova a dirgli qualcosa, indicazioni al suo straniero, vediamo se nascerà un nuovo schema. Prova a ragionare ancora il Cingoli. Antic prova a sfondare e c'è l'ammonizione per Giulio Venturi. Antic, uno dei grandi protagonisti della promozione dell'anno scorso del Cingoli, eccolo ancora lui, prova per via centrale, incrocio per la Dacchis, fermato ancora una volta da Sonerer, si ricomincia tutto da Rutaru, uno contro uno per lui. Ora il Cingoli ha una manovra abbastanza macchinosa, prova sempre per vie centrali uno contro uno, ma lì la difesa del Bolzano è troppo fisica per loro. Ancora Rotaru e c'è stato un altro colpo in faccia e questa volta l'arbitro ha visto. Due minuti per Dejan Turković che sportivamente si scusa immediatamente. Colpo fortuito al volto, ma tant'è, colpo al volto, due minuti. Quindi superiorità numerica per il Cingoli. Prima superiorità numerica, vediamo come se la giocheranno i marchigiani che hanno disperato bisogno di trovare un gol per rimanere aggrappati alla partita e non lasciare il Bolzano scappare via, perché una volta scappato il Bolzano sarà sicuramente difficile da rimontare. Col numero 33 è entrato Cirilli che va a posizionarsi nella posizione di pivot, prova a giocarsela con i due pivot, Antic scarica sull'ala, passaggio che era troppo basso. Riprovano con lo stesso tema, Antic, palla scaricata per Rotaru, che palla appoggiata in porta lentamente beffa Hernan Gomez che aveva anche toccato, disperazione per il portiere brasiliano che aveva toccato il pallone. Mario Sporcic lo toglie immediatamente il portiere e fa entrare Andreas Kammerer, pivot di grandissima esperienza che dopo un anno di pausa quest'anno è stato richiamato dalla compagine bolzanina per sostituire lo storico capitano Hannes Inerebner. Ora vediamo tutta l'esperienza di Andreas Kammerer al pivot. Bolzano che prova a giocare la superiorità numerica senza portiere, quindi porta vuota per il Bolzano. Fanno trascorrere un po' di secondi prima di iniziare l'azione, tiro di Starcevic e ancora una volta parata di Ansaldo, nettamente il migliore dei suoi. Ora il Cingoli proverà per la seconda volta ad attaccare con l'uomo in più, dopo che nell'azione precedente erano andati in gol con Rotaru.
stesso schema, Cirilli va a posizionarsi tra primo e secondo, Antic a gestire il pallone, uno contro uno di Antic, ma questa volta forza il tiro, è un gioco da ragazzi per Anna Momez bloccare a terra il pallone. Ancora una volta cambio Hernán Gómez Kammerer. Bolzano che in inferiorità numerica non ha nessuna fretta di accelerare i tempi. Prova a gestire il pallone con tutta calma, esce Kammerer, va a incrociare per Venturi. Ancora Starcevic. Tiro va a scontrarsi sul muro, palla che finisce a Venturi che ancora una volta in saldo. Non so se si sente fino in tribuna i gridi di Ansaldo che sta esultando e prova a scuotere i suoi. Grande protagonista il portiere argentino. Antic prova l'uno contro uno, Ladakis si alza, difesa in aria di Venturi. Era con tutti e due i piedi oltre l'arco. E quindi terzo tiro dai 7 metri per il Cingoli. Questa volta Hernán Gómez lascia il posto al suo compagno di reparto Rottensteiner, prova lui questa volta a ipnotizzare Antic. Antic cambia angolo ma non cambia il risultato. Cingoli che accorcia 5-6. Partita tutto sommato divertente. Il Bolzano ancora molto imbrigliato probabilmente dalla preparazione, Cingoli invece che corre molto 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 bene, ha sprecato anche qualche pallone, altrimenti poteva addirittura essere in vantaggio sulla casa, in casa del Bolzano. Ecco la palla per Sonnerer, quando la palla arriva a Sonnerer i compagni già iniziano a esultare perché sanno già che la palla finirà in rete. Secondo gol per lui. Ladakis, ancora lui. E c'è un fischio con netto ritardo. L'arbitro fischia 2 minuti a Mario Sporcic che era entrato. L'allenatore giocatore del Bolzano era entrato per dare una mano in difesa. E adesso si prende i 2 minuti. Va per battere il rigore il Cingoli, ma l'arbitro, vediamo, non capiamo se l'arbitro ha segnato il rigore oppure no. No, rimessa dal fondo, dice l'arbitro. Il fallo era stato commesso prima che Ladakis andasse al tiro, quindi si riprenderà con un semplice rinvio dal fondo del portiere. Bolzano per la seconda volta in inferiorità numerica. E come è successo già prima, Mario Sporcic toglie il suo portiere per inserire il pivot Kammerer. Finora in ombra l'altro nuovo acquisto del Bolzano, Greganic, giovane ala croata, in prestito per un anno qui a Bolzano. Fino adesso un tiro per lui è stato ipotizzato da Ansaldo, vediamo se crescerà quel segnale. È proprio lui che sale. Palla scaricata per Udovicic, ancora una volta per Sonnerer e il risultato non cambia. Terzo gol per Sonnerer. È interessante vedere come i giocatori bolzanini, ogni volta che Sonnerer si alza, già esultano e iniziano a tornare in difesa con le braccia al cielo. Quando lui si alza dall'ala è una garanzia. Ancora Cirilli che va a inserirsi da pivot, stesso schema, attenzione, Bolzano che vorrebbe lo sfondamento ma l'arbitro ha visto i piedi di Greganic sulla linea, sta dicendo a Greganic avevi i piedi dentro l'aria e per questo motivo ci sarà il quarto tiro dai 7 metri per il Cingoli. Imbufalito Mario Sporcic in panchina. Ma il rigore sembrava abbastanza netto, i difensori erano in area. Ancora Antic, ancora una volta beffa Hernán Gómez, questa volta tocca leggermente il portiere brasiliano ma il risultato non cambia. Il Cingoli che sta costruendo molto, sta prendendo tanti tiri dai 7 metri e con Antic sta realizzando.
ancora una volta il Bolzano che con tutta calma prova a costruire la sua azione. Vediamo se sarà ancora una volta un tiro costruito per Martin Soner. Stesso schema di prima, Greganić questa volta ferma il pallone, poi riprende ed è Udovičić che va a insaccare sopra la spalla di Ansaldo, poi i due si vanno a scontrare ma sportivamente si aiutano a rialzarsi. Gran gol questo di Udovičić, che ha visto l'uscita del portiere e gli ha appoggiato la palla sopra la spalla. Ancora Ladakis prova a costruire una nuova azione. Sergio Palazzi ha chiamato lo schema, il bello di giocare, attenzione, dicevamo, una delle poche cose positive nel non avere pubblico, cosa che si sente proprio che manca, probabilmente mancherà anche ai giocatori, è quella di poter sentire tutte le indicazioni, e Sergio Palazzi si sta sgolando per dare indicazioni ai suoi, vuole più movimento, ancora però Antic che va a sfondare per vie centrali e incorre in passi. Da quella parte non si passa, dovrebbe, Sergio Palazzi glielo sta dicendo, contro la difesa del Bolzano al centro è molto molto difficile passare. Giulio Venturi ha iniziato molto molto bene la partita, non solo in attacco con i suoi due gol ma soprattutto in difesa, dove ha il difficilissimo compito di non far ripiangere la partenza di Hannes Innerebner, o meglio Hannes Innerebner ha lasciato la squadra per terminata carriera. Ecco Greganić intanto, è il secondo errore per il nuovo acquisto bolzanino, forse paga l'emozione. Antic prova stavolta per vie esterne ma Soner è bravo a fermarlo. Dicevamo di Greganić, probabilmente è l'emozione, sta giocando un brutto scherzo al ragazzo, ricordiamo giovanissimo, solo 20 anni per lui, ha la prima esperienza fuori di casa. L'ala è venuta dalla Croazia tramite i contatti di Mario Sporcic, è qui in prestito, si dice un gran bene di lui come si dice un gran bene di Antic, che ancora una volta lui a bucare le mani di Hernan Momes. Vediamo che Antic si tocca la gamba sinistra, ora sta parlando, ha sentito tirare dietro, speriamo che non sia nulla di grave per il grande protagonista del Cingoli che fino adesso sta trascinando letteralmente la sua squadra. Speriamo che, però sì, vediamo che si muove molto molto male in difesa, speriamo non sia niente di grave. Ancora Greganić e finalmente si sblocca l'ala croata. Ha preso il tempo a Ansaldo e gli ha appoggiato la palla sotto le gambe. Quindi primo gol in maglia biancorossa per lui. Intanto Antic purtroppo ha dovuto lasciare la partita, ora lo staff medico del Cingoli prova a medicarlo. Speriamo veramente che non sia niente di grave per lui, perché fino adesso era stato probabilmente insieme ad Ansaldo il migliore del Cingoli. Ora tutto lo staff medico del Cingoli prova a medicarlo, intanto la partita continua con Rotaru che prova ancora una volta centralmente, la Dakis salta Venturi e questa volta toglie la palla va nel 7 e c'è un gran gol per lui. Udovičić fermato dalla Dakis. Riprende il gioco con Kammerer, Giulio Venturi. Ancora Venturi. Incrocio per Dejan Turković. Dejan Turković riceve un colpo in faccia e nonostante questo va a segnare. Si rialza ma gli arbitri hanno visto tutto quanto e quindi due minuti per Ladakis, che ha colpito prima del tiro al volto Dejan Turković e nonostante il colpo è riuscito a battere Ansaldo. Sergio Palazzi prova a richiedere ad Antic se la sente di rientrare dopo che è stato medicato dallo staff medico e vediamo il numero 8 pronto a rientrare in campo, questo ci fa molto molto piacere.
perché ovviamente è anche difficile per questi giocatori che sono rimasti fermi per 6-7 mesi senza partite ufficiali, riprendere così con una partita subito contro il Bolzano non è mai facile. Poi gran caldo oggi in palestra, questo non aiuta sicuramente i giocatori. Fischio dell'arbitro, ancora una volta con netto ritardo, era già ripartita il contropiede del Bolzano, con qualche secondo di ritardo l'arbitro fischia nuovamente 7 metri e in più da 2 minuti al difensore bolzanino. Ancora Antic, questa volta Erna Momez prova a aspettarlo sulla linea. E ancora una volta Antis, che zoppica vistosamente, rientra subito in panchina, quindi il dolore non è passato alla gamba. Ciò nonostante è riuscito a segnare la rete del 9-11. Ancora una volta il Bolzano prova a costruire la sua superiorità numerica, ovviamente la palla finisce a Sonerer e ovviamente la palla finisce in rete. Sergio Palazzi dovrà correre ai ripari, perché tutte le volte che il Bolzano scarica prova questa azione, scarica la palla su Sonerer, che questa volta anche colpevolmente lasciato solo va a insaccare la palla. Intanto Antic, vistosamente zoppicante, prova a rientrare in campo per gestire la superiorità numerica, prova ancora a sfondare via centralmente, palla scaricata e ancora una volta tiro dai 7 metri. Ancora una volta è stato molto bravo Vincoletto a infilarsi tra primo e secondo difensore e a procurarsi un altro tiro dai 7 metri, che ovviamente andrà a tirare Antic. Molto bravo comunque, ripetiamo, il numero 2 Biancoletto. Antic, ancora una volta Antic, che oramai sta sfoderando tutto il repertorio. Questa volta palla appoggiata in porta, Erna Momez non ha neanche il tempo di muoversi. Accorcia ancora il Cingoli. Bolzano che ancora una volta non ha fretta di spingere sull'acceleratore, dispone la difesa Udovicic, questa volta è Sonerer a salire, palla ancora per Dejan Turković che prova a metterla nel set, ma lo stava già aspettando lì Anzaldo. C'è il time out di Sergio Palazzi. Vuole parlarci su il tecnico marchigiano. Purtroppo non abbiamo la possibilità di sentire le disposizioni di Sergio Palazzi. Dicevamo, Sergio Palazzi chiamato a un non facile compito di sostituire Nocelli, che dopo tante stagioni ha dovuto lasciare Cingoli e insieme a lui ha lasciato la squadra, un po' a sorpresa per la verità, anche il figlio, che si è accasato proprio qui in Alto Adige con i cugini del Bolzano del Merano. Primo tempo che è stato fino adesso molto molto divertente, col Cingoli che ha provato a sorprendere il Bolzano soprattutto in velocità con un Antic sugli scudi e con le parate di Anzaldo, mentre i campioni d'Italia si sono affidati alla vecchia guardia, quindi a Martin Sonner e a Dejan Turković. Molto bene tra i biancorossi anche il nuovo acquisto, il portiere Erna Momez, che è stato battuto quasi esclusivamente su tiri dai 7 metri. A difesa schierata molto bene anche Giulio Venturi insieme a Ratko Starcevic, stanno gestendo molto bene il centro della difesa. Ma è tutto pronto, tra un po' si riparte.
ultimi tre minuti del primo tempo. Fischio dell'arbitro e Cingoli che prova a portarsi sul meno uno. Rotaru prova lui, ancora per Vincoletto, molto bravo a inserirsi. Ladakis, Rotaru prova a scaricare per l'ala che beffa sopra la testa. Grandissimo gol e tutta la panchina esulta. Grandissimo gol di Garioni. Probabilmente sentite gli applausi di Ansaldo che prova a motivare la sua difesa. Difesa molto importante per il Cingoli, che potrebbe addirittura portarsi sul pareggio se riesce a recuperare la palla. Mario Sporcic ora gioca anche in attacco, l'allenatore giocatore del Bolzano. Ancora Mario Sporcic e qui si vede tutta la sua esperienza. Quando serve è entrato, ha visto la sua squadra in difficoltà, è venuto lui e ha messo di nuovo a distanza il Cingoli. 13-11. Quando mancano gli ultimi 100 secondi del primo tempo. Rotaru. Ancora incrocio per Vincoletto, ancora lui prova a entrare via centralmente, Ladakis salta la difesa e riesce a beffare Andamomez. Protesta Mario Sporcic che avrebbe voluto uno sfondamento, l'arbitro non è dell'avviso. E ancora una volta applausi del portiere Ansaldo. Ultimi 45 secondi del primo tempo, prova a costruire un'azione il Bolzano. Palla che tocca i piedi, ovviamente tocco involontario del difensore del Cingoli. Però palla bagnata, bisognerà asciugare il pallone. Starcevic riprende lui il gioco. Alza due dita al cielo Mario Sporcic per chiamare l'ultimo schema. Si inserisce Greganic, Dejan Turković, Mario Sporcic e palla ancora una volta Soner, che questa volta si fa ipnotizzare da Ansaldo. Tiene vivo il pallone Starcevic, palla per Sporcic che viene spinto da dietro da Ladakis che si lamenta, ma ha poco da lamentarsi, la spinta è stata netta da dietro. Quindi grandissima ingenuità di Ladakis, non c'era assolutamente bisogno di intervenire da dietro perché la difesa era già schierata. Adesso continua a protestare il difensore greco, ma i due minuti sono sacrosanti. Spinta da dietro, due minuti, ancora 11 secondi, il Bolzano ha tutto il tempo per costruire l'ultimo tiro. Parlano a lungo Starcevic e Turković. Starcevic, parla Mario Sporcic, scarica per Soner, palla troppo alta, non può tirare Udovicic, il tempo sta per scadere. Sporcic tira all'ultimo secondo, proprio sulla sirena Mario Sporcic va a tirare in appoggio e la palla che si insacca. Gran gol di Mario Sporcic, proprio all'ultimo secondo ha tolto le castagne dal fuoco per il Bolzano e riporta a più due i biancorossi. Finisce dunque così il primo tempo, Bolzano 14, Cingoli 12. Ci risentiremo per tra circa 10 minuti. Tutto pronto per il secondo tempo di Bolzano Cingoli, risultato sul 14-12 per i padroni di casa dell'SSV Bozen. Ma Cingoli, che ha dimostrato nel primo tempo che non è venuto qui a fare la vittima sacrificale, si sta giocando la partita e se la sta giocando anche molto molto bene, spingendo in seconda fase, correndo tanto e con un Antic veramente sugli scudi. Fischio dell'arbitro, gioco che può riprendere. Bolzano che nel secondo tempo attaccherà da destra a sinistra.
stessa formazione per i biancorossi e stessa formazione per il Cingoli, che deve scontare ancora i due minuti per l'Adakis. Udovičić, ancora lui, si entra tra primo e secondo e beffa l'ottimo portiere Anzaldo. Il Bolzano che ha faticato molto nel primo tempo a trovare la via del gol, ma è stata una sentenza con l'uomo in più. Antic prova a far passare qualche secondo, giro di palla elaborato del Cingoli. Intanto ci fa piacere rivedere Antic in campo. Rotaru salta netto Starcevic e poi però c'è uno sfondamento, c'è il tiro da centrocampo di Ratko Starcevic, ma l'arbitro ferma tutto e fa riprendere il gioco di nuovo da cosa era stata battuta da troppo avanti la punizione di sfondamento. Era stato furbissimo Ratko Starcevic a prendere la palla e subito a tirare prima del rientro del portiere, ma l'arbitro ha detto che ha fatto tornare tutti indietro e ha fatto riprendere il gioco da dove era stato fischiato lo sfondamento. Giulio Venturi ha provato a servire Martin Sonnerer, ma c'è stato un tocco del difensore del Cingoli. Ora è Starcevic per Greganic, prova la girella, para ancora una volta Anzaldo. Anzaldo che con Antic è nettamente il miglior giocatore del Cingoli. Quindi se il Cingoli è ancora in partita lo deve principalmente al suo portierone. Scontata la squalifica di due minuti, rientra in campo il numero 4, Leadakis, e si posiziona al centro a dirigere la manovra dei marchigiani. Antic, ancora una volta Antic con un sottomano da far paura. Nonostante la difesa di Ratko Starcevic, è riuscito a infilare il pallone sotto le gambe di Hernan Momec. Ma siamo subito dall'altra parte, e a proposito di sottomano Erik Udovičić, palla che scheggia la traversa e si sbatte in porta, grandissimo gol di Udovičić. Sottomano di Antic da una parte, risposta subito dopo di Udovičić, che ha fatto vedere che quando si tratta di sottomano lui non è secondo a nessuno. Palla recuperata da Greganic, prova a involarsi in contropiede, magari finalmente può sbloccarsi l'ala croata, e questo è molto 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 importante per un giocatore giovane come lui, recuperare pallone in difesa e lanciarsi in contropiede per un gol facile. Secondo gol per lui. Dicevamo, arrivato dalla Croazia, solo 20 anni per lui, si dice un gran bene di lui, ma ancora tutto da dimostrare. Ovviamente il tempo è dalla sua parte e segnare questi gol in contropiede potrebbe metterlo in partita. Giacomo Pincoletto prova ancora una volta a inserirsi sempre per vie centrali, ma tra Giulio Venturi e Ratko Starcevic è molto molto difficile. Adesso è Ratko Starcevic che gli sporca il pallone, ma con un contatto falloso, indica l'arbitro. Gioco che riprende ancora con Antic, cerca il suo pivot e lo trova. Grandissimo gol, grandissimo assist di Antic per il pivot Strappini. Siamo già dall'altra parte e ancora una volta è Soner che si alza e va a insaccare la palla. La fase concitata della gara, Vincoletto prova a rimettere calma e riorganizzare il gioco. Cambio di posizione con Leadakis, Sergio Palazzi dalla panchina prova a far sentire la sua voce, chiama uno schema, Vincoletto sistema i giocatori. E ora va a incrociare per Leadakis. Leadakis, tiro, tocca Hernan Momes, ma non può niente con la potenza del giocatore greco. 15 a 18. Siamo già dall'altra parte. Udovičić scarica per Dejan Turković. Cambio mano. Dejan Turković e ancora Anzaldo con una gran parata su Dejan Turković.
Giacomo Vincoletto prova a scaricare per Ladakis, che entra dentro para Hernán Gómez, ma c'è stato un fischio precedente dell'arbitro. Ancora una volta fischio dell'arbitro che arriva con qualche secondo di ritardo. I giocatori erano già partiti per il contropiede, ma l'arbitro ha segnalato che Ladakis era stato spinto. Terreno di gioco che va asciugato. Dicevamo gran caldo oggi al palazzetto di Bolzano. E questo adesso vedremo nel secondo tempo come andrà a influire sulle condizioni dei giocatori. Solito schema del Cingoli che prova a incrociare e a lanciare Ladakis, che questa volta non trova la porta, palla che sorvola tutta la porta. Greganic salta secco il difensore, Greganic, e lo dicevamo, aveva solo bisogno di sbloccarsi, e adesso vediamo come esulta. Grandissimo gol per lui, ha saltato Mangoni secco e è andato a poggiare la palla sotto le gambe di Ansaldo e poi ha esploso tutta la sua gioia. Terzo gol per lui. Mario Sporcic prova ancora a indicare la sua difesa di stare compatta. Vincoletto è ancora bravissimo a inserirsi tra primo e secondo, e ancora una volta bravissimo a procurarsi un tiro dai 7 metri. Hernán Gómez questa volta prova la mossa, prova a cambiare col suo compagno di reparto Rottensteiner per disorientare Antic, che fino adesso è stato infallibile dai 7 metri. Hernán Gómez prova a lasciare una chance al suo compagno di reparto Rottensteiner. Vediamo se la mossa ha destabilizzato un giocatore esperto come Antic. Attenzione Antic, palo, palla che gli torna in mano. È stato anche sfortunato e fortunato allo stesso tempo Antic, sfortunato a colpire il palo anche a portiere battuto, ma fortunato che il rimpallo gli è tornato nelle mani e ha appoggiato facilmente nuovamente la palla in rete. Quindi Bolzano che non riesce a scappare e Cingoli che resta aggrappato con le unghie alla partita, non ne vuole proprio sapere di lasciare scappare il Bolzano e sta giocando una, a mio avviso, un'ottima partita. Udovičić palleggi per lui, prova l'azione personale, scarica per Greganic che aveva tagliato in posizione di pivot e va a battere ancora una volta il portiere. E oltre al gol c'è anche un 2 minuti per Strappini, che a detta dell'arbitro aveva spinto il giocatore in fase di tiro, e quindi il Cingoli si trova ora in inferiorità numerica. Sergio Palazzi toglie, come ha fatto nel primo tempo, il portiere per giocarsi l'inferiorità numerica almeno in attacco con 6 giocatori. Ora c'è da discussioni al tavolo, probabilmente c'è un problema con il tabellone. Tutto sistemato, si riprende il gioco. 20-16 per il Bolzano e palla in mano al Cingoli. Vincoletto prova a far girare il pallone, prende tempo Antic, palla per Ladakis, ancora Vincoletto, ancora prova a scegliersi tra primo e secondo, è molto molto bravo il numero 2 del Cingoli, Giacomo Vincoletto, a inserirsi longilineo molto veloce. Ora scarica per Ladakis, che quando si alza e può liberare tutta la sua potenza fa vedere perché è un giocatore di livello internazionale. Dejan Turković prova a spingere la manovra, poi ci ripensa, rallenta il gioco e provano a costruire l'azione in superiorità numerica. Grandissimo gol di Udovičić, che finta l'incrocio con Dejan Turković, poi vedendo che la difesa abbocca la sua finta con un palleggio, si ritrova da solo sui 6 metri e può fare altro che segnare un gran gol per lui.
solita partenza per il Cingoli che prova a lanciare Ladakis con tutta la sua potenza. Ora la palla ritorna a Bincoletto, prova di nuovo a lanciarlo. Antic salta il difensore, scarica per Mangoni all'ala, tiro di Mangoni da posizione ottima, ma è bravo Hernan Gomez a uscire a pelle d'orso, quasi spaventato Mangoni ha affrettato il tiro e ha colpito in pieno petto il portiere brasiliano. Ancora una volta Dejan Turković prova a spingere la manovra, ma poi ci ripensa subito, provano a costruire in superiorità numerica. Scarico per Martin Soner che questa volta colpisce il palo. Si lamenta Martin Soner, dice che è stato spinto al volo. Udovičić torna fino a centrocampo a protestare. Effettivamente la spinta è sembrata evidente. Ancora da parlare Martin Soner, l'arbitro dice che non ha visto. È il gioco che continua. Questo è sempre un tema da discussione, quando l'ala salta e viene spinta è molto 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 pericoloso, e anche se la spinta è leggera. Attenzione, adesso l'arbitro fischia uno sfondamento che sa tanto di fallo di compensazione. In questo caso è stato sfortunato il singolo. Intanto Garroni si immola per evitare che la palla giunga nuovamente a Soner. Grandissimo intervento del numero 6 del Cingoli che si lancia letteralmente in aria per evitare che il pallone raggiunga Soner. Intanto il Cingoli è di nuovo al completo. Starcevic prova a salire, Venturi non va, prova il tiro ma la palla che va alta. Biancoletto, ancora lui, salta netto Udovičić e poi cade a terra. L'arbitro non può fare altro che mandare per due minuti sulla panchina Udovičić. Il fallo è stato netto, Udovičić si sta lamentando, ma francamente ha poco da lamentarsi, il fallo è stato abbastanza evidente. Giacomo Bincoletto con la sua velocità sta mettendo veramente in difficoltà la difesa bolzanina, che difende veramente molto molto bene al centro con Giulio Venturi e Ratko Starcevic, quindi il blocco centrale regge bene, ma tra primo e secondo soffrono molto la velocità del numero 2 marchigiano. Campo che è stato asciugato, il gioco può riprendere e ancora una volta il Cingoli si schiera col doppio pivot in superiorità numerica. Antic prova a forzare il passaggio al pivot, ha letto bene da Starcevic che è sfortunato nel rimpallo, la palla ritorna a Antic che prova nuovamente a ricostruire l'azione. Antic per Bincoletto, sbaglia l'uscita Dejan Turković e Bincoletto si ritrova da solo davanti a Hernan Gomez e non può fare altro che mettere la palla alle spalle del portiere. Ancora una volta il Cingoli che rimane aggrappato alla partita, non ne vuole sapere di lasciare scappare i bolzanini. Questa, a detta di tutti, doveva essere un compito facile per il Bolzano, che è ancora molto imballato probabilmente dalla preparazione, dai cambi che ci sono stati in estate. Non riesce a esprimere tutto il suo potenziale, ma gran merito va dato al Cingoli che gli sta mettendo veramente una gran pressione. Ora Dejan Turković. Quando si parla di pressione, Dejan Turković non conosce questa parola. Quando c'è da fare un gol importante, Dejan sa come si fa e si carica sulle spalle la squadra, dice ci penso io e va a segnare un gran gol. Ora il Cingoli prova a ridisporre la difesa, ovviamente col doppio pivot. Antic a costruire, palla al pivot e questa volta esce bene Hernan Gomez, grandissima parata su Cirilli che si era liberato bene da pivot, ma poi è stato ancora più bravo il portiere brasiliano. Antic stavolta sbaglia il passaggio per Bincoletto, legge bene Greganic che questo secondo tempo sembra un altro giocatore. Probabilmente il gol all'inizio del primo tempo in contropiede l'ha sbloccato definitivamente, quindi oltre in attacco sta anche difendendo in maniera egregia. Ora il Bolzano di nuovo al completo. Starcevic torna nella sua posizione naturale di terzino, pivot Andreas Kammerer.
Giulio Venturi in croce per Ratko Starcevic, ancora Dejan Turković, prova a cercare Kammerer che si fa rubare la palla abbastanza facilmente, ma non ne approfitta il Cingoli che perde subito palla, ma poi la palla torna a Kammerer che in maniera goffa prova un tiro e non riesce a segnare, tutto da rifare. Andreas Kammerer che non ha avuto un buon impatto in questi due minuti di gioco. Prima palla persa, poi tiro, praticamente ha colpito il portiere che non si era neanche mosso. Ma tant'è. Mentre da questa parte, se c'è la palla, c'è la Antic che prende il suo ennesimo tiro e ennesimo gol per lui. Gran bel giocatore questo Antic. Bolzano che ancora una volta prova a ricostruire il vantaggio. Venturi. Ancora Venturi per Udovičić. Dejan Turković, Udovičić. Fermato da Vincoletto che anche in difesa, nonostante il fisico, riesce a difendersi molto molto bene. E qui c'è una dormita della difesa del Cingoli. Francamente una dormita inspiegabile, il gioco era praticamente fermo, Dejan Turković è partito da solo e la difesa non l'ha difeso, ma siamo già dall'altra parte con Antic che questa volta non segna ma colpisce il palo. Riparte il Bolzano che prova finalmente ad allungare, decide di ragionarci su Dejan Turković. Attacco veramente importante per il Bolzano che potrebbe portarsi sul più 5 e quindi mettere un bel tassello su questa partita. Attenzione Ratko Starcevic, questo è il vantaggio di giocare con un terzino a pivot che quando esce è anche pericoloso, palleggio e prova a inserirsi tra primo e secondo. Ancora una volta Strapini è troppo irruento nella sua difesa e ancora una volta Strapini deve accomodarsi in panchina per due minuti. Situazione di estrema difficoltà per il Cingoli che si trova adesso sotto di 4 reti con l'uomo in meno a un quarto d'ora esatto dalla fine della partita. Dejan Turković, Giulio Venturi, troppo facile per lui mettere la palla alle spalle di Ansaldo. Gran lavoro di Dejan Turković in costruire questa azione. E Sergio Palazzi fa l'unica cosa che può fare, prendere time out e prova a far ragionare i suoi. Cingoli che fino adesso si è battuto in maniera sontuosa, ma adesso probabilmente la stanchezza, probabilmente l'inesperienza o l'esperienza del Bolzano, squadra che negli ultimi anni ha dominato il campionato italiano. Purtroppo non riusciamo a sentire il time out di Sergio Palazzi, ma vediamo che sta disegnando uno schema, probabilmente vuole che i suoi ragazzi ci ragionino su. Tutto pronto alla ripresa del gioco. Cingoli che ci ha parlato su. Sergio Palazzi con le ultime indicazioni ai suoi. Vediamo che schema ha preparato. Attacco veramente molto 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 importante per il Cingoli. Vediamo cosa ha disegnato coach Palazzi. Antic va a incrociare per Ladakis,
palla di ritorno ad Antic, scarica il pivot e il gioco era costruito molto molto bene, ma Cirilli si è fatto ipnotizzare da Hernán Gómez. Palla adesso che deve essere nuovamente asciugata, ma gran giocata del Cingoli che aveva liberato il suo pivot sui 6 metri, che completamente libero non è stato in grado di mettere la palla in rete per il grande intervento del portiere brasiliano Hernán Gómez, sicuramente uno dei più positivi per i biancorossi. Hernán Gómez che ha il compito non facile di non far rimpiangere Mate Volarevic, che ha fatto innamorare i tifosi bolzanini. Ma dalle premesse Hernán Gómez sta facendo molto molto bene. Intanto palla persa bruttissima di Giulio Venturi, che scarica la palla al pivot che non era pronto a ricevere la palla. Quindi incomprensione, i due si danno subito, si battono 5, si stanno spiegando adesso in difesa. Ratko Skarsic dice: colpa mia, non ho guardato. Dejan Turković li riporta alla calma, adesso c'è da difendere. Antic, Ladakis, Vincoletto, ancora Ladakis. Vincoletto prova a inserirsi ancora una volta al primo e secondo, ma è tutto chiuso, si ritorna da Ladakis. Cingoli di nuovo al completo intanto. Bruttissimo fallo di Venturi, che si va subito a scusare. Sicuramente non è stato volontario, ma il fallo è stato molto violento, ha colpito in pieno volto Ladakis. Sportivamente Venturi si va subito a scusare, non c'è stata cattiveria, ma il contatto è stato molto 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 violento in una partita che sostanzialmente è stata molto corretta. Questo colpo è stato sicuramente fortuito, vediamo proprio Venturi che aiuta il giocatore greco a rialzarsi, si scusano, si scusa, si chiariscono i due, poi Venturi ovviamente si va a accomodare in panchina. Ladakis che sembra che può continuare, il medico controlla se sta perdendo sangue dal labbro, sembra tutto ok per il giocatore greco. No, attenzione, il medico sta segnalando che sta perdendo sangue, quindi Ladakis è costretto a uscire dal campo finché il sangue non verrà bloccato. Adesso vediamo che lo staff medico interviene subito per limitare l'emorragia. Speriamo che si possa riprendere il prima possibile, perché sarebbe un gran peccato se il match perdesse un protagonista come il giocatore greco. Intanto il Cingoli dovrà giocare questa superiorità numerica senza il suo straniero. Un attacco che è veramente importante, perché questa superiorità numerica potrebbe rimettere in gioco i marchigiani. Potrebbe essere veramente l'ultima opportunità per rientrare in partita e non la vogliono sfruttare. Prova Antic a scaricare subito per il numero 6 Garioni, ma ancora una volta Hernán Gómez a dire di no. Il Cingoli in questa fase di partita sta lasciando troppe palle gol che potrebbe recriminare a fine partita. Ovviamente per vincere in casa del Bolzano tutto deve andare per il meglio, e in questo momento troppi errori al tiro per i marchigiani. Intanto dall'altra parte il Bolzano prova la sua manovra, ma c'è una nuova incomprensione, l'ennesima incomprensione per i bolzanini, quindi schemi da rivedere per coach Mario Sporcic, soprattutto in questo secondo tempo. Tante palle perse per i bolzanini, anche palle perse molto banali, ma siamo alla prima partita, c'è tutto il tempo di rimediare, e questo potrebbe essere un segnale di resa per il Cingoli se anche Antic va a sbattere contro Hernán Gómez. Per il Cingoli la partita si fa in estrema salita. Antic, che fino adesso è stato il vero protagonista, già in doppia cifra di gol, ma probabilmente sentirà anche lui la stanchezza e il gran caldo. Ripetiamo, nel palazzetto c'è un gran caldo. Dejan Turković
Starcevic prova a ragionarsi su, prova la volante per Udovicic. E questo è un gran gol del Bolzano. Starcevic sembrava quasi che avesse perso il tempo, che avesse perso la palla e poi alzato per il compagno, ma siamo già dall'altra parte con Bincoletto che per l'ennesima volta si infila tra primo e secondo e va a battere Hernán Gómez. Bolzano che si è perso nelle esultanze per la volante di Udovicic e si è completamente dimenticata di Bincoletto, che è stato lestissimo a infilarsi tra primo e secondo e a battere il portiere brasiliano. Stiamo per entrare negli ultimi 10 minuti di partita con il Bolzano che prova a attaccare, chiede lo sfondamento al Cingoli, ma la difesa di Bincoletto è nettamente in area. È stato di nuovo velocissimo il numero 2 in maglia nera a mettersi davanti a Dejan Turković, ma i piedi purtroppo per lui erano dentro il semicerchio dei 6 metri, quindi rigore netto. Sarà Martin Sonner a incaricarsi del tiro dai 7 metri. E il Cingoli prova a destabilizzare Sonner provando a cambiare il portiere. Entra in campo Mario Gentilozzi a sostituire Ansaldo. Gentilozzi contro Sonner. E Gentilozzi tocca, ma la palla che si insacca nonostante il tocco di Gentilozzi. Fortunatissimo in questo caso Martin Sonner, aveva intuito Gentilozzi, ma la palla beffardamente ha rimbalzato in porta. E questi sono piccoli segnali che vanno tutti contro il Cingoli. Quando mancano 10 minuti, 6 gol da recuperare sono fattibili, ma vedendo il linguaggio del corpo del Cingoli sembra molto difficile che il Cingoli possa ribaltare la situazione. Rotaru, dopo una pausa, è rientrato in campo anche lui. Prova a schiacciare per il pivot, che si libera, ma i piedi erano dentro l'area, si era liberato passando dentro i 6 metri. Siamo già dall'altra parte con Greganic che cerca Starcevic. Starcevic si libera, prova a liberarsi al tiro e c'è un contatto falloso. E 2 minuti per il numero 10 Mangoni. Starcevic si era liberato sui 6 metri ma poi è stato fermato in maniera fallosa da Mangoni, che ha rimediato un 2 minuti. Quindi situazione impresa pressoché impossibile per il Cingoli ribaltare 6 gol in casa del Bolzano con l'uomo in meno in soli 9 minuti. Ma Sergio Palazzi ci crede, prova a incitare ancora i suoi. Turković prova a staccare per Greganic, ma ancora una volta Bincoletto a intercettare e mettere in fallo laterale. Udovicic, Turković, scarica per Starcevic, che da solo si fa impantanare da Ansaldo, e qui si vede che Starcevic da pivot non è la sua posizione, quasi sorpreso dalla palla che gli è arrivata, quasi sorpreso da tutto lo spazio che aveva, è andato a colpire Ansaldo, che per la verità non ha fatto granché, è stato proprio colpito dalla palla. Ora il Cingoli prova a ragionarci su. Vincoletto, Rotaru, prova lui, ancora una volta Hernán Gómez a dire di no. E gran grido del portiere brasiliano. Veramente protagonista indiscusso da parte dei bolzanini è il portiere brasiliano, ottimo debutto in maglia biancorossa. Bolzano ancora in attacco con Dejan Turković che scarica per il compagno libero, è entrato Jonas Walcher e va a segnare. Appena entrato, subito Walcher che si è liberato tra primo e secondo. Gran assist di Dejan Turković per il giovane compagno, che non si è fatto sorprendere dall'emozione, è andato a battere Ansaldo.
Dunque si iscrive ai marcatori anche Jonas Walcher. Sono 7 ora le reti di vantaggio per il Bolzano, mentre il Cingoli prova ancora una volta ad accorciare con il solito Antic. Ancora fermo ai box Ladakis, probabilmente la partita per lui è già finita, speriamo che non sia niente di grave. E ancora Vincoletto si libera di Greganic e dal quasi posizione di ala destra va a battere Hernán Gómez. La difesa del Bolzano sta soffrendo molto l'agilità di Vincoletto. Starcevic prova a uscire nella sua posizione, scambio con Udovicic, Turković, ancora Udovicic, si ferma, prova a ragionarci su, scambia con Walcher. Fallo di Antic, si riprenderà con un 9 metri. Panchina del Cingoli prova a motivare la difesa, Cirilli prova a uscire, ancora Walcher prova a battere il portiere, ma è andato a segno, ma prima c'era stato un netto sfondamento di Jonas Walcher che aveva abbattuto il suo difensore prima di andare a depositare la palla in rete, quindi giusto il fischio degli arbitri. E ultimo time out per Sergio Palazzi, che prova veramente l'ultima carta a sua disposizione. Sono i 6 gol da recuperare in 6 minuti. Impresa che sembra impossibile, ma il tecnico marchigiano ci crede, chiama a sé tutti i suoi giocatori e prova a spiegare come fare a recuperare questi 6 gol. Fischia la sirena, gioco che può riprendere, squadre che rientrano in campo per gli ultimi 6 minuti di gioco. Bolzano che oramai ha la partita sotto controllo, salvo situazioni incredibili dovrebbe portare a casa i primi punti di questo campionato, che forse per la prima volta dopo tanti anni non la vede più come favorita indiscussa alla vittoria dello scudetto. Sicuramente il Bolzano ha una squadra per lottare nelle posizioni di vertice, ma forse per la prima volta dopo tanti anni non è la squadra da battere. Tante le compagini che si sono rafforzate in questo mercato strano, caratterizzato dalla pandemia, ma il gioco intanto riprende con Rotaru per Ladakis, che è rientrato in campo e questo ci fa molto molto piacere. Antic, Ladakis, ancora il greco, prova a superare Starcevic. Ma le energie sono veramente ridotte al lumicino per i marchigiani. Antic prova, supera Starcevic, ma non Venturi. Gran lavoro della coppia Starcevic e Venturi in centro della difesa. Ladakis, oh, grandissimo gol di Ladakis, che effettivamente ha ancora qualche energia. È volato letteralmente sopra Venturi e Starcevic e ha infilato la palla nel 7, dove Hernán Gómez non ha potuto niente. Quindi Cingoli ancora vivo, che riduce il punteggio di 27 a 22, 5 gol di svantaggio per il Cingoli. Ancora Dejan Turković, Walcher. Ancora Dejan Turković che si affida a Udovicic, questa volta ci prova Udovicic, fermato, prova ancora a appoggiare per il pivot, Ratko Starcevic ancora una volta sorpreso e il contropiede di contropiede del Cingoli con Garioni, e adesso sono solo 4 le reti
Cingoli che si sta riportando in partita. Sembrava Bolzano avere la partita in controllo, ma due errori banali hanno rimesso in gara il Cingoli, che ha ancora tutto il tempo per andare a recuperare questa partita che ormai sembrava indirizzata verso casa del Bolzano. Udovicic, ancora una volta un'insicurezza per lui, prova il tiro, ma Ansaldo, palla deviata dalla difesa, Ansaldo poi la para. Cingoli che attacca per portarsi a meno 3, Rotarus salta secco Dejan Turković, scarica per Ladakis, Ladakis prova a saltarne uno, però non il secondo. Starcevic riesce a fermare il giocatore greco, provvidenziale intervento di Starcevic, sennò Ladakis si sarebbe trovato solo davanti a Hernan Gomez. Attacco importantissimo per il Cingoli che prova ancora ad affidarsi a Greganic. Attenzione, Garioni para Hernan Gomez, si lamenta l'ala marchigiana, dice che c'è stato un tocco, ma l'arbitro usa lo stesso metro di prima e non fischiano niente. Tutto sommato ottima direzione della coppia arbitrale, partita oggettivamente non difficile da arbitrare, molto corretta, ma la coppia è stata abbastanza brava a portare a termine la gara. Bolzano che adesso non ha nessuna fretta di accelerare i tempi, prova a giocare anche col cronometro. Venturi adesso improvvisamente accelera e palla per Sonner che si fa ipnotizzare da Ansaldo, quindi Bolzano proprio non riesce a chiudere questa partita. Ancora una volta una chance per il Cingoli di riportarsi sotto a contatto. Rotaru prova contro Dejan Turković, si ferma, palla che non riesce a fermarsi, palla Strappini che si gira e Dejan Turković non può fare altro che buttare a terra l'avversario. E due minuti per il numero 23 Dejan Turković, terreno che Paiché che ha di nuovo da asciugare, ma gli arbitri non hanno segnato un tiro dai 7 metri. Ora stanno spiegando a Strappini che non aveva ancora il pieno possesso della palla quando Dejan Turković l'ha buttato a terra, quindi due minuti giusti. Il rigore non è stato concesso, rigore che forse ci poteva anche stare. Quindi ultimissima chance per il Cingoli di riaggrappare questa partita quando mancano poco più di 3 minuti alla fine della partita. Sono 4 le reti di vantaggio per il Bolzano, ma il Cingoli ha l'uomo in più. Rotarus cambia con Antic, Cirilli ovviamente va a inserirsi come secondo pivot e questa forse è la fine della partita. Palla che scivola dalle mani di Antic, contropiede, Starcevic va a chiudere. Adesso sì che la partita è chiusa. Ratko Starcevic recupera palla in difesa, si invola in contropiede e ora sul più 5 a 2 minuti dalla fine la partita è in cassaforte per il Bolzano. Greganic intercetta il pallone, ma che sa tanto di resa. Due errori banali di Antic, che è stato forse il migliore dei suoi. Arrabbiatissimo Antic, arrabbiatissimo con se stesso, non si dà pace. Ha giocato una grandissima partita, ma adesso forse complice la stanchezza ha commesso 2 errori che pesano sul risultato e hanno permesso al Bolzano di staccarsi definitivamente. Time out per Mario Sporcic, che non vuole correre rischi e questo minuto e mezzo vuole tranquillizzare la squadra, ma oramai la partita sembra aver preso una piega che non può cambiare. Quindi primi 2 punti per il Bolzano, che parte bene il suo campionato. Cingoli che ha dimostrato di poterci stare molto bene in Serie A. La neopromessa si è battuta molto molto bene in casa di una delle favorite per lo scudetto. Dicevamo non più la favorita numero 1, ma una delle sicuramente pretendenti allo scudetto. Il Cingoli non sono queste le partite che devono vincere. Saranno gran poche le squadre che verranno a fare punti a Bolzano. Il Cingoli ha tutto il campionato davanti a sé e se giocheranno con questa intensità, con questa velocità e con questa cattiveria, sicuramente si toglieranno grandissime soddisfazioni. Ultimo minuto e mezzo di partita. Bolzano che non ha nessuna fretta, oramai la partita è solo da portare a termine.
Venturi scambia con Udovicic, Greganic cerca Kammerer, Kammerer va a schiacciare a terra l'esperto pivot Bolzanino. Quindi gol anche per Andreas Kammerer. Dicevamo del Cingoli che ha fatto un'ottima impressione. Attenzione, chiede lo sfondamento. Palla che fasi concitate. Chiedono la difesa in aria i giocatori del Cingoli. L'arbitro non è di questo avviso. E adesso sì, che la partita è finita. Ultimi cambi nel Bolzano. Ancora una volta Mario Sporcic anche per questa ultimi 30 secondi decide di giocarseli senza portiere, quindi l'inferiorità numerica probabilmente per rodare i meccanismi anche questi minuti di partita di garbage time, come si direbbe, sono importanti. Attenzione, palla per Greganic che non riesce a controllarla. Porta che è sguarnita, prova il tiro da porta a porta, ma rientra Hernán Gómez, è stato lestissimo a rientrare e a salvare la sua porta. Oramai si attende solo la sirena. Ladakis prova con un ultimo tiro, Hernán Gómez compie la sua ennesima parata e arriva la sirena a mettere fine a questo incontro, un incontro che è stato tutto sommato divertente, tante cose da sistemare in casa del Bolzano che a tratti ha giocato bene, a tratti è sembrato molto contratto. Cingoli che, come dicevamo poco fa, ha fatto una grandissima impressione. Sicuramente in questo campionato si potrà togliere grandissime soddisfazioni e l'ha dimostrato oggi in casa di una delle favorite e una delle pretendenti alla vittoria finale del campionato. Quindi da Bolzano è tutto, Bolzano batte 29-23 il Cingoli.